Che ci fai qua? Volevo partecipare anch'io al video. No, no, non mi interessa. Tu non fai parte di questo video. Forza, vai via. Ok. Leggo i vostri commenti. Questa è la storia della vacca Vittoria. Morta la vacca, finita la storia. Lunga la fiaba, stretta la via. Dite la vostra che io ho detto la mia. Grande canale, sei sempre il migliore. Guardare Sensotto è come andare dall'analista, alla fine scopri timori che non sapevi di avere. Non ho mai visto Sensotto. Che cos'è? Io non guardo serie. Lo so, sono una merda. L'estate si è passata, ma siete più quei che si andà al mare qua figa o quei che si andà in figa adesso mare? Io ho un'idea. Guarda, non c'è molto da vedere. Con uno stile di moto così come vedi qua, c'è solo un fisico del genere può accompagnare solo. Sguardo fisso in camera, braccio teso in avanti e pollice alzato, con decisione. Se lo fai a petto nudo con una bandana in testa sei il capo del mondo. Guarda, non è che c'è molto da vedere. Come vedi qua, uno stile di moto così, c'è un fisico del genere può accompagnare solo. Perché l'ho fatto? Sono seduta e un bel ragazzo ci sta provando con me. Fantastico, penso. In 7 mesi di gravidanza sono ancora un bocconcino appetitoso, penso. Ah, che bello, sapeste gli ormoni come ti fanno sentire. Ho proprio fatto bene ad uscire di casa oggi. Mi alzo per andarmene, ma i chili li ho tutti messi sul pancione e di spalle non si capisce. Il tipo mi corre dietro, mi vede il pancione e finge di avere il telefono in vibrazione. Spiaccica due parole in aramaico e finge un'amnesia post ictus. Vabbè. Mi spiace, Tamara, ma sono cose che capitano. Vedrai che ragazzo giusto arriverà. Adoro i tuoi video, specialmente sui modi di dire dei genitori veneti. Avevo le lacrime e gli occhi da ridere. Mi hanno ricordato la mia infanzia, mia nonna e mio papà alcune di quelle frasi. Che sei proprio veneziana e che venete lo usava anche mia mamma che è trevigiana. Grazie moglie. Io adoro i tuoi video sui modi di dire veneti e quello che dicono i genitori veneti ai figli. Mi hanno riportato alla mente tanti ricordi della mia infanzia passata con i miei nonni. E sarebbe bello che questi modi di parlare non venissero persi ma tramandati per far capire che popolo di cuore siamo noi veneti. Comunque io sono di Noale, vienici a trovare. Grazie Elena. Beh, però sicuramente a trovarli. Ma se il Veneto si fosse separato dall'Italia, in Friuli ci saremmo arrivati attraversando la dogana? E avremmo dovuto pagare il dazio in skei? Sì, sicuramente. Ne sono certo. Sento la nostalgia di un passato. Dove la mamma mia ho lasciato? Sono Marcellino Erasmus e Dio bono no gesel bidè. Ma che vadano in monasti zozzoni. Come si fa a non avere il bidet? A. Speri di guadagnarci. B. Il materiale veneto l'hai finito? Con cosa andrai avanti? C. Sei un bisex nascosto? Cosa? No, non lo sono. Sono etero. Grazie. Comunque, no, per adesso non c'è questa speranza di guadagnarci. Lo faccio più che altro perché mi diverte. Dopo, se porterà a un guadagno... Madonna, sono la persona più felice del mondo. Però per adesso... mi va bene così, insomma. E non ho finito il materiale del Veneto. Penso che continuerò ad andare avanti con quello. Le idee arriveranno, insomma. Sono in tenda da trekking col marito. Scorreggia, ma io lo amo lo stesso. Sì. Ricordatevi che la scorreggia è il vero segno d'amore. Il tempo passa, a morte piombe, ciccio cae, bye se slunga. Bye anonimo arguto padovano. Bravo questo anonimo arguto. È finito Game of Thrones, ora dobbiamo aspettare 2 anni per la nuova stagione. Ho detto tutto. Io... vi devo confessare una cosa. Non ho mai visto Game of Thrones. Lo so. Sfigato! Stai zitto! Quando nelle Filippine qualcosa non va, e allora esce il Veneto per far capire chi comanda. Vediamo, c'è un'immagine. Allora, una dice: Our practice in PA will be on Tuesday. E quello là risponde: Ara, svegliate fora, però ostrega. It's okay. Genio. Lo sai, vero che non gese pibe roba al mondo che nettarsi il cuore con un sasso tondo? Non è russo, non è smacche e tira via tutta la cacca. Cheat los massadores. Devo provarci un giorno. Se Mickey Mouse vuol dire Topo Michele, perché non lo chiamiamo Topolino? Oh mio Dio. Sono le 22.44 e ho voglia di una pizza gigante con salamino piccante e peperoni. E non sono neppure incinta. A me succede 24 ore su 24 invece. Cosa fai nella vita? Cosa ne pensano le persone che hai attorno? Progetti per il futuro? Allora, io in questo momento sto lavorando, sono un grafico designer. E cosa ne pensano le persone che ho attorno? Che sono un idiota? No dai, sì, più o meno, è quello il pensiero. E progetti per il futuro? Per adesso non ne ho. E sarà quel che sarà, insomma. Per adesso mi va bene così. Ma il tuo gemello più simpatico di te che fine ha fatto?
Più simpatico di me, eh? Di là. No, in realtà, tranquilli, sono figlio unico. Quello di prima era un effetto speciale. Sono sicuro che il mio non lo leggerai perché so talmente sfiga che se a me casca il ciccio mi rimbalza in cueo. Beh, Leo. E invece l'ho letto. Quindi non avrai il ciccio che ti rimbalza nel culetto. Mi non dico niente, ma neanche che taso. È vero. Puoi dirmi il titolo della canzone della fisarmonica che metti alla fine di ogni video, per favore? Allora, il titolo della canzone è Jets in Paris e la trovate nel mio canale YouTube intera. Ticket tacchi tacchi, tacami tacchi a mi, dato che ti tacchi i tacchi. Mi, che te tacchi tacchi a ti, tacchiti tito tacchi, dato che ti tacchi i tacchi. Sì, scusa, se uno deve taccare i tacchi, che li tacca lui? E il mio è buono, il mio è arancione. E gli altri con il mio abbiamo fatto una canzone, ma roba più buona è il risotto qua mona. Ti che cavi il risotto, ti che tocci il biscotto. Certo che siamo dei poeti noi veneziani. Ricordati che la vita è come le scale del Punaro, curta e piena di merda. Madonna. I tuoi video sul parlarci in dialetto i me fa morire. Grazie Vicky. Beata Marghera. Sì. Beata. Nessuna domanda Leo, continua a farci sorridere. Grazie Tatiana. Sì, tu mai stato a un rave? Fumito. No, non sono mai stato a un rave. E no, non fumo. Sì, ho 25 anni e non ho mai provato a fumare. Neanche una sigaretta. Ma a rispondere su Facebook, sei tu o l'altro Leo? O avete un social media manager? In realtà c'è un social media manager, che è un terzo Leo, che però non vedete mai. È il capo di tutto. No, in realtà no. Sono sempre io. Non c'è nessun altro. Forse. È nato prima l'uovo o la gallina? Sei un grande. Grazie Sara. Maestro unico amore. Sì, poi c'è anche maestre, è vero. Voglia di lavorare? Zero. Purtroppo è così. È difficile trovare un lavoro che si vuole fare. Rosso di sera, mal di testa la mattina. Sì. Per me sei un grande, vive il rock. Grazie Alessia. Ti piace Lumatera? Sì. Sì, sono bravi. Non li ascolto sempre, però tante canzoni mi piacciono. 15 più 18 quanto fa? Vai Mona. Va bene. Montagna su cui non andresti mai? Nessuna? La montagna è bellissima. L'adoro. Gisboro. Ti ga studio alla Gazera? Sì, ho studiato alla Gazera. Sì, lo Iusve. Non voglio botte, ciao. Ok. Sei fidanzato? Sì, sono fidanzato. Alla fine ci farei conoscere il tuo socio? No, mai. Mai. Sarà... Non si saprà mai se sono io o il mio socio. Ma quando esci con gli amici sei un musone? No? Perché dovrei esserlo? Da dove sito? Da Marghera. Bene, e anche per questo video è tutto. Ringrazio tutti quelli che hanno commentato, davvero. Meravigliosi. Ci vediamo presto con un prossimo video.